Anche i Duran Duran entrano nella cerchia ristretta dei gruppi più importanti e influenti dell'industria musicale. La band inglese, che ha spopolato soprattutto negli anni Ottanta, creando intorno a sé un vero e proprio movimento, si eleva così a fenomeno globale. In quegli anni ha conquistato prima l'Europa, Italia compresa, e poi gli Stati Uniti e il resto del mondo, con il proprio sound inconfondibile. L'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame è il coronamento di una carriera che dura da oltre 40 anni, ha commentato il leader e cantante Simon Le Bon, ma anche una piccola grande rivincita nei confronti di chi li ha sempre considerati un fenomeno di costume più che musicale. Una felicità doppia per il gruppo britannico, che però non può cancellare la tristezza che sta vivendo in questi giorni. La notizia della malattia di Andy Taylor ha gettato nello sconforto Simon Le Bon e compagni, un tumore incurabile al pancreas che ha impedito allo storico chitarrista anche di andare a Los Angeles per la cerimonia che ha proiettato i Duran Duran nel Gotha della musica mondiale.